Quinta giornata del campionato di Serie C 2024-2025 per il Benevento, che ospita il Foggia al Vigorito nel terzo match interno in campionato. La Strega, reduce dalle vittorie contro Potenza e Team Altamura, vuole continuare questo momento positivo anche in vista dell'insidioso turno infrasettimanale, oramai prossimo. Mister Auteri ha schierato i Sanniti con il 4-3-3 alla luce di alcune assenze. C'è Tosca al centro della difesa, Simonetti a centrocampo, il Diavolo invece è reduce dal pareggio esterno a reti bianche contro il Latina, ma arriva all'ombra della dormiente con la voglia di poter dire la propria nell'incontro. Mister Brambilla quindi schiera i pugliesi con il 4-2-3-1, Vezzoni schierato dal primo e mezzo al campo, confermato Murano in avanti. Il Benevento di Gaetano Auteri vince 4-0 la prima delle tre partite in 8 giorni e fa registrare il terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Potenza e Team Altamura. Segnano Cadda al 7°, Manconi al 17° e al 61° con doppietta e Lanini sul rigore al 5° del recupero. La Strega, grazie a questi 3 punti, alla contemporanea sconfitta dell'audace Cerignola per mano proprio del Potenza, balza in testa alla classifica con 12 punti a più 1 sul Picerno secondo. I giallorossi ora tornano in campo per il turno infrasettimanale, valido per la 6ª giornata di campionato, giovedì 26 settembre alle 20:45, per la sfida del Veneziani contro il Monopoli. Il Foggia di mister Brambilla invece conferma un avvio non proprio ottimale in campionato e resta a quota 5. 16ª nella classifica. Il Benevento con il 4-3-3 ha schierato dunque Nunziante, Okada, Berra, Tosca, Viscardi, Talia, Prisco, Simonetti, Lamesta, Perlingieri e Manconi. Ai cambi Sena, Viviani, Starita, Lamesta e Agazzi. A disposizione di mister Auteri, Manfredini, Lucatelli, Avolio, Ciurleo, Meccariello, Veltri e Carfora. Il tecnico del Benevento ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match della 5ª giornata del girone C della Serie C 2024-2025 contro il Foggia, terminata 4-0 per i giallorossi. Ascoltiamo le dichiarazioni di mister Auteri in sala stampa. Nessun segnale a nessuno, perché noi ci dobbiamo limitare soltanto a valutare pregi e difetti, pregi tanti, difetti alcuni, della nostra prestazione, andare alla ricerca sempre più dei criteri e dei principi di squadra, avere un ulteriore step di crescita individuale e di squadra, quindi non dobbiamo fare nessun tipo di riflessione. Quella partita è finita 4-0, però io non sono stupido e quindi il risultato è eclatante, sembra che, ma la partita è stata equilibrata perché davanti a una squadra forte, soprattutto nel reparto offensivo. Appena siamo stati un po' incerti in alcune situazioni ci hanno castigato, è anche vero che noi abbiamo caricato tanto, abbiamo giocato da squadra di essenza, dovremmo essere bravi a tirare sempre fuori partita dopo partita il massimo da tutti. Oggi abbiamo fatto le cose leggermente diverse, cercando di mettere in campo i giocatori più pronti, più adatti al tipo di partita e soprattutto più funzionali alle loro caratteristiche migliori. Manconi ad esempio in quella posizione è un giocatore che è un po' più fresco, incide in quella posizione, che è quasi una posizione di falso 9, qualcuno ha detto che non lo può fare, forse anche lui, ma non è tanto convinto. Invece Manconi può fare tutti i ruoli bene, il problema è soltanto stare bene e crescere di condizione. La squadra sta crescendo nei giovani, in quelli meno giovani, nell'esempio dei giocatori più esperti, e questo è importante. Però mettiamola da parte, tra 3 giorni si rigioca, è un altro mondo, un'altra situazione, quindi la prepareremo nel modo giusto. Ci sono delle regole, Manconi è il primo rigorista e Lanini il secondo, nel momento in cui tutti e due sono in campo. Negli episodi dei 2 calci di rigore, tutti e 2 i rigoristi erano in campo. Nella prima situazione anche Pellingieri ha chiesto a Manconi di poterlo tirare, non funziona così. Nella seconda l'ha fatto Lamesta, non funziona così, perché il compagno te lo può pure cedere, ma se decidi di non farlo non sono forme di egoismo, ci sono delle regole. A un certo punto anche il pubblico della tribuna ha detto Lamesta, io quasi quasi mi stavo girando e dissentivo apertamente con quello che loro sostengono. No, ma perché voglio dire, se ognuno si inventa delle situazioni al momento,
non vanno bene, diventa una forma di anarchia. Non c'è niente di male che la maestra lo abbia chiesto, che per l'ingegno lo abbia chiesto, però poi se poi i compagni non te lo lasciano, perché è così, perché ci sono delle regole. Non ci si deve innervosire o rischiare magari ammonizioni o espulsioni oppure perdere lucidità. E questo, anche questo serve, perché comunque le partite sono sempre aperte, anche quando sono apparentemente, basta vedere Lecce-Parma, quindi di che parliamo? Dal 3-0 si va sul 2-2 in 1 minuto e mezzo, e allora. Mister, le volevo chiedere di Viscardi, insomma lei ha avuto il coraggio soprattutto l'anno scorso di playoff di lanciarlo, praticamente ha fatto tutti i ruoli, stasera ha chiuso anche da terzino destro, è d'accordo con me che sta migliorando anche in quell'aspetto di cattiveria agonistica di cui lei ha parlato sempre, era un po' quello step che gli mancava, che mi sembra stia facendo in realtà. Sì, deve continuare a farlo, anche quando gli potrà capitare perché poi questo è un campionato lungo, anche di non essere scelto, ma lui è un ragazzo intelligente, lui gli ostacoli fa in modo di superarli attraverso l'atteggiamento positivo in allenamento. Certo che sta crescendo, come stanno crescendo tutti. Il portiere del Benevento, uno dei migliori, se non addirittura il migliore in campo nel successo per il 4-0 contro il Foggia, ha commentato così ai microfoni di TV7 la vittoria al Vigorito. Ascoltiamo le dichiarazioni di Alessandro Nunziante. Come detto, non ho mai vestito la maglia del Foggia, però questa qui era una partita per me sentitissima perché è la squadra della mia città, quindi ci tenevo a dare il massimo, come in ogni giornata, però in particolare con il Foggia, perché c'erano molti amici a guardare la partita, tutti i miei conoscenti e ovviamente la mia famiglia sugli spalti. Sì, quest'anno la società ci sta dando un'opportunità grandissima a noi ragazzi per il nostro futuro e stiamo ripagando la fiducia che ci è stata data giornata dopo giornata. Sì, tutti i miei compagni di reparto, tutti i miei compagni di squadra mi danno una mano, cercano di aiutarmi in tutti i modi, mi danno consigli che ascolto perché ci sono molti, molti ragazzi di esperienza. Quindi posso solo imparare da loro. Sì, con Pale e con Manfred l'anno scorso c'era un bellissimo rapporto. Ho fatto l'in bocca al lupo a Pale per questa sua nuova avventura e lui l'ha fatta a me. Ha detto goditi al massimo questa opportunità e dai il massimo perché ci puoi farcela tranquillamente. Il rigore, noi in settimana abbiamo studiato ovviamente come tutte le altre giornate gli attaccanti, tutti i giocatori della nostra squadra avversaria. I rigoristi erano Emma Usso, Murano. Appena ho visto Emma Usso, mi sono ricordato dove aveva calciato gli ultimi rigori, la sua serie di rigori. Ne aveva calciati 3 a incrociare e 2 ad aprire. Ho aspettato fino all'ultimo, ho cercato di destabilizzarlo mentalmente, muovendomi un po' sulla linea, e ho scelto il lato. Mi è andata bene. L'ultima parata, sì, anche quella molto, molto bella. Entrambe, dai, sono state utili. La prima partita in campionato è stata la più difficile perché dovevo spezzare il ghiaccio, rompere il ghiaccio nel professionismo. Però è andata bene, sono contento come stanno andando tutte le giornate. Sono contentissimo. I risultati della quinta giornata del campionato di calcio di Serie C. Messina-Casertana 2-2, Sorrento-Turris 0-0, Avellino-Latina 0-1, Cavese-Monopoli 0-1, Taranto-Timaltamura 1-2, Trapani-Juventus-NextGen 1-1, Giugliano-Catania 3-2, Picerno-Crotone 5-2, Benevento-Foggia 4-0, Cerignola-Potenza 0-1. La classifica del campionato di calcio di Serie C, Girone C. Il Benevento è in testa con 12 punti, Picerno 11, Monopoli, Cerignola e Potenza si attestano a 10 punti, 8 punti per Catania, Sorrento e Giugliano. Crotone, Latina e Trapani 6 punti, 5 punti per Messina, Cavese, Juventus Next Gen, Turris e Foggia. La Casertana ha 4 punti, l'Avellino e Timaltamura si attestano a 3 punti, chiude il Taranto con 2 punti.
il prossimo turno nella sesta giornata del campionato di calcio di Serie C. Martedì 24 settembre alle 20:45 si disputano Casertana-Taranto, Team Altamura-Cavese e Turris-Avellino. Alle 18:30 di mercoledì 25 settembre in pomeridiana scendono in campo Potenza-Trapani. In notturna alle 20:45 Catania-Cerignola, Crotone Sorrento, Foggia Giugliano e Latina Messina. Giovedì 26 settembre alle 18:30 è il turno di Juventus Next Gen contro il Picerno. Alle 20:45 invece il Benevento sfiderà fuori casa il Monopoli. In ragione dell'adesione del Comune di Benevento all'evento Puliamo il Mondo di Lega Ambiente in occasione dell'Appia Day, l'Appia Regina Viarum, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, si è svolta una manifestazione che dalle 9:30 ha visto la pulizia delle aree di Ponte Leprose e dell'area di Santa Clementina. Hanno partecipato il vice sindaco De Pierro, l'assessore all'ambiente Rosa, l'assessore alla cultura Tartaglia Polcini, i presidenti delle commissioni consiliari Franzese alla cultura, Petroni all'ambiente e Picariello alla mobilità. È stata una splendida da manifestazioni, ha spiegato il vice sindaco De Pierro, alla quale ho portato i saluti istituzionali del sindaco Mastella. Siamo molto grati a Lega Ambiente e a quanti si sono attivati per questo esemplare intervento sul territorio che sottolinea in modo tangibile alcuni dei tanti effetti benefici dell'iscrizione per la seconda volta nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, delle mirabili tracce e testimonianze della nostra civiltà. L'opposizione ai consiglieri di Benevento sulla crisi idrica prosegue con osservazioni surreali. Si scorge in preparazione amministrativa una linea politica imbarazzante. Lo scrivono in una nota ai capigruppo di maggioranza. Innanzitutto, quale amministratore pubblico degno di questo nome può ricavare i dettagli di un investimento pubblico di numerosi milioni di euro limitandosi ad un comunicato stampa? Ed ancora, come si fa a sostenere che sarebbe stato possibile, anche solo in astratto, partire da un comunicato stampa embrionale di fine novembre 2022 per arrivare a realizzare un'opera di tale portata per diversi milioni di euro e decine di chilometri di condotta entro un anno e mezzo, ovvero per prevenire la crisi idrica dell'estate 2024. Purtroppo, come insegna la burocrazia attuale, ci vogliono numerosi anni e non certamente un anno e mezzo, affermazioni pertanto che purtroppo denotano malafede e disonestà intellettuale. Così in una nota i capigruppo di maggioranza che continuano, se non si prende atto di ciò, si ha un atteggiamento infimo, cercassero di offrire un minimo contributo utile e costruttivo, se ne sono capaci. I lavori urgenti in corso di realizzazione presso i pozzi di Solopaca per il loro collegamento con la condotta acquedottistica Curti-Benevento sono altra cosa rispetto a quanto ipotizzato dalla Regione nel novembre del 2022, ipotesi allora fatta per il pericolo ipotetico di dover chiudere i pozzi di Pezzapiana, adesso a venir meno la risorsa del Biferno, pertanto si può sfruttare la condotta menzionata. Ribadiamo il semplice concetto, sperando di essere compresi. Una delegazione dell'Assemblea Interparlamentare dell'Ortodossia è stata ospite a Benevento con la finalità principale di presentare il volume Santa Sofia, i templi della sapienza di Dio nel mondo. Dal momento che nel libro è pubblicata una scheda dedicata alla chiesa di Santa Sofia di Benevento, dopo le visite ufficiali al sindaco Mastella presso il municipio e all'arcivescovo a Crocca presso il palazzo arcivescovile, gli illustri ospiti sono stati accolti nella chiesa cattedrale Santa Maria Assunta e nel museo diocesano. Nel pomeriggio, dopo una tappa obbligata nella chiesa di Santa Sofia ed un giro turistico presso il teatro comunale, si è tenuto l'evento principale, i saluti ufficiali delle autorità presenti e la presentazione dell'importante volume. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale e dall'arcidiocesi di Benevento. Il servizio di Alfredo Salzano per TV7. La motivazione di questa presenza a Benevento della delegazione dell'Assemblea Interparlamentare dell'Ortodossia è stato dato da questo straordinario volume che hanno patrocinato, vale a dire un volume dedicato ai tempi della Santa Sofia che si trovano in un'area che va dalla Gran Bretagna alla Cina. Questa è l'occasione prossima, perché c'è anche la nostra chiesa di Santa Sofia. Ma più in generale questa è stata un'occasione per conoscersi, per dialogare, è stata un'occasione di scambio veramente fraterno, culturale e anche di dialogo interreligioso. Bene, e noi ne parliamo con l'illustre ospite che è qui in città oggi a Benevento, che ha avuto modo di vedere alcune delle cose più belle della città di Benevento, anche se il tempo era poco. Mm-hmm. Facciamo rispondere al segretario generale. Ich ti 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 ti
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε στο Benevento με αφορμή την εκστρατεία για την υπόθεση της Αγίας Σοφίας, γιατί στο Benevento βρίσκεται μία από τις 37 ιστορικές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Αγία Σοφία και μία από τις 6 που βρίσκονται στην Ιταλία. Ci troviamo a Benevento perché abbiamo pubblicato un volume con 37 chiese e una di queste è proprio la bellissima chiesa dedicata a Santa Sofia che si trova qui a Benevento. L'ipotesi di Agia Sofia afforà όλον τον χριστιανικό κόσμο, ορθόδοξους και καθολικούς, αλλά αφορά και κάθε πολίτη αυτού του κόσμου, γιατί η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, όπως και η Αγία Σοφία στον Μπενεβέντο, είναι μνημεία της UNESCO, της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Allora, la chiesa di Santa Sofia nell'antica Costantinopoli, come la chiesa di Benevento, fanno parte dell'UNESCO, per cui sono un bene di tutta l'umanità, non sono né cattoliche né ortodosse, sono un bene per tutto il mondo. Με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Δήμαρχο Μπενεβέντο συζητήσαμε για την σκέψη μας να υποβάλουμε πρόταση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μια πολιτιστική διαδρομή που θα έχει τις πόλεις από την Σκωτία μέχρι την Κίνα που έχουν ναούς αφιερωμένους στην Αγία Σοφία. E nelle nostre intenzioni è quello di fare una proposta alla comunità europea perché per istituire un percorso che riguarda le chiese dedicate a Santa Sofia che partono dalla Scozia e vanno a finire fino alla Cina. Che impressione ha avuto della chiesa di Santa Sofia? Ti lete già in ecclesia esosti sto Benevento. Πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος. Είναι ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Είναι ένα κόσμημα για τον Μπενεβέντο και καυχόμαστε όλοι οι χριστιανοί για αυτόν τον ναό. Allora, è un'impressione straordinaria trovare qui a Benevento una chiesa così bella e straordinaria che consigliamo a tutti di visitarla. Grazie di cuore ai tanti beneventani e sanniti che a Benevento e Ceppaloni si sono recati al gazebo della Lega per apporre una firma di solidarietà a Matteo Salvini, sindaci, amministratori, dirigenti del partito, ma soprattutto gente comune e spontanea che con la propria sottoscrizione ha giustamente deciso di schierarsi dalla parte del ministro Salvini, colpevole per una certa sinistra e una certa magistratura di aver difeso i confini dell'Italia. Così il responsabile nazionale coesione territoriale ZES della Lega Salvini Premier Luigi Barone, grazie ai volontari del partito che hanno presidiato il gazebo, grazie al segretario provinciale Bocchino per l'organizzazione, grazie all'onorevole Zinzi per aver fatto visita al gazebo di Benevento, è un'esperienza che ripeteremo nelle prossime settimane. Castelvetere in Val Fortore ha celebrato il 70° anniversario della costituzione della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, tra cui il senatore Domenico Matera, il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina e numerosi sindaci dei paesi vicini, oltre alle autorità militari e religiose ed una delegazione proveniente dal gemellato comune di Wehr in Germania. La significativa manifestazione ha voluto ricordare i 70 anni dell'istituzione della sezione, oggi sottosezione facente capo a quella di San Bartolomeo in Galdo. Sull'evento andato in scena all'area eventi dell'Hortus Conclusus durante l'ultima edizione di Città Spettacolo devo registrare inesattezze da parte dei gruppi di opposizione ai quali rivolgo l'invito ad approfondire meglio il quadro normativo in tema di pubblici spettacoli e relative procedure autorizzative, lo scrive in una nota l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone. Nel caso specifico l'evento non rientrava e non si configurava come pubblico spettacolo e quindi non rientrava nel relativo campo di applicazione del decreto ministeriale 96 né nel decreto Piantedosi, non era né un concerto né un evento di dimensioni che richiedesse più di quello che i promotori di questo momento di riflessione e intrattenimento hanno messo in campo, non c'era bisogno di altro, di nessun'altra procedura e nessuna regola è stata calpestata, non avremo nessun problema a chiarire gli stessi punti anche sotto il profilo giuridico, anche in consiglio, perché il convegno con certezza ha rispettato le norme in materia di procedure amministrative. Neanche quest'anno mancherà la festa in onore dei Santi Cosme e Damiano a Benevento. Come d'antica tradizione saranno tanti fedeli e devoti che si recheranno presso la piccola chiesa dedicata ai Santi Medici che si trova nei pressi del Ponte Leproso nei giorni dedicati a San Cosme e Damiano il 26 e 27 settembre.
Soddisfazione e un pizzico di orgoglio sono stati espressi dagli organizzatori della 49esima edizione della Fiera di Morcone, in pieno svolgimento fino al 25 settembre. Ci si proietta verso i festeggiamenti del 50esimo anniversario che ricorre il prossimo anno. La Fiera di Morcone nacque con lo scopo principe di promuovere attività di sviluppo e crescita per il tessuto economico e sociale. Proponiamo uno dei contributi raccolti nel Centro Fiera Alto Tammaro. 49esima, già proiettati per la 50esima, siamo pronti ad aprire oggi le porte a una cosa un po' più innovativa degli altri anni. Non è la classica fiera di Morcone, dove ci stanno un sacco di novità, veramente un sacco di novità. Iniziamo dal padiglione della sposa. Ovviamente ci sono delle sorprese, ma possiamo anticipare qualcosa a favore dei telespettatori? Anticipo solo del padiglione gastronomia. Quest'anno abbiamo lo stand del cioccolato. Bene. L'unica novità che posso dire sulla cosa. Allora, a metà strada tra Molise e Sannio, ma anche fuori regione, arriveranno tantissimi visitatori. D'altronde il polo fieristico ha fatto fare un salto di qualità ulteriore. Certamente, visto con la nostra posizione strategica tra Campania e Molise, che siamo al centro tra i due capoluoghi, abbiamo come pubblicità abbiamo fatto dal Basso Lazio fino alla Calabria, quindi poi anche tramite gli espositori con il passaparola la pubblicità si espande. Speriamo in un arrivo numeroso di clienti. Lunedì 23 settembre ritorna in edicola con il Sannio Quotidiano, la musica a Benevento, i protagonisti. Il format ideato e curato da Enrico Salzano, storico e critico musicale, che questa volta accende i suoi riflettori sull'attività della Solot. Si alza il sipario su Obiettivo T, da 36 anni prosegue l'avvincente viaggio culturale della Solot. Un'interessante intervista a Tonino Intorcia, che con Michelangelo Fetto sono gli ideatori di questo progetto interessante dal punto di vista culturale, con una lunga vita, quello della Solot Compagnia Stabile di Benevento. Si parlerà della 36esima edizione di Obiettivo T, di tutto il programma e soprattutto delle caratteristiche di questa nuova edizione stagione 2024-2025. Appuntamento dunque a lunedì in edicola con il Sannio Quotidiano e con la musica Benevento i protagonisti. Si alza il sipario su Obiettivo T, da 36 anni prosegue l'avvincente viaggio culturale della Solot. Intervista a Tonino Intorcia, a firma di Enrico Salzano. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza visite dermatologiche per il 25 settembre dalle 15.30 alle 19 con la dottoressa Antonia Galluccio. Visite per dermatologia, venereologia, dermatoscopia, tumori cutanei e malattie immunitarie. Per info e prenotazioni chiamare il 351 71 85946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Investire sul capitale umano e segnatamente sulla formazione dei giovani talenti del territorio di propria operatività. E questa l'idea guida a cui si è ispirata la Fondazione Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri nel bandire un concorso per titoli ad una borsa di studio riservata a giovani laureati. Un'apposita commissione esaminatrice ha selezionato in qualità di assegnatario il dottor Michele Amodio, giovane residente a Napoli di 25 anni, laureato in giurisprudenza, che frequenterà il Master of Laws presso il King's College, un prestigioso centro di studio di Londra, dove approfondirà le tematiche del diritto della concorrenza. La borsa di studio, dell'importo complessivo di 50.000 euro, contribuirà per l'80% alle spese di iscrizione e tasse universitarie e per il resto alle spese di soggiorno a Londra. L'Eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'Eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Piesco. In questi territori riesco a scorgere le radici profonde della crescita e del progresso. Vedo campi dorati e città pulsanti, testimonianza di un impegno costante verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo.
In ogni angolo trovo segni di prosperità, di innovazione e di protezione. E soprattutto, vedo come gruppi di donne e uomini illuminati riescono insieme a costruire un futuro di valore. Banca Popolare Pugliese. Perché la nostra forza è nella comunità. Straordinaria serata alla festa di fine estate di Traiano Velo Club. Ospite d'onore Einer Rubio, il ciclista professionista della Movistar, classificatosi settimo al Giro d'Italia, ha onorato la cena speciale, dapprima con un'intervista curata dal professor Aldo Zollo e poi partecipando alla cena stessa. La presenza in sede del professionista è un coronamento degli sforzi fatti quotidianamente dalla Traiano Velo Club per coronare il progetto sia sotto l'aspetto sportivo che territoriale. Dopo la sconfitta casalinga di misura con Latina, rivoluzione in casa Avellino. Pagano il pessimo in campionato con soli 3 punti arrivati da 3 pareggi in 5 partite, il tecnico Michele Pazienza e la dirigenza, il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell'area scouting Pierfrancesco Strano, tutti sollevati dagli incarichi. Esonerato anche lo staff di Pazienza, l'allenatore in seconda Antonio Laporta ed il preparatore atletico Leandro Zoina. L'allenamento domenicale condotto dall'allenatore Raffaele Biancolini. KO per 1-0 anche per la Cavese, all'Amberti gli Aquilotti battuti dal Monopoli, decisivo il gol di Vasquez, pareggio senza reti nel derby tra Sorrento e Turris. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.